corridori, primo, secondo e terzo, tra questi tre corridori, i due della colpa, che è quello della Zalfo Bagioli. Ed è Bagioli, mi sembra Bagioli. Ok, 68 sulla ruota di Sovisto, numero 68, Bagioli. Continua la bella stagione di Nicola Bagioli, anche qui a Sovizzo, la piccola Sanremo, bellissima vittoria e un finale thrilling con i due Colpack. Sì, sapevo di star bene oggi e volevo fare bene, sapevo che la gara era adatta a me, infatti già lo scorso anno ero stato ripreso a 50 metri dall'arrivo e quest'anno volevo rifarmi e ce l'ho fatta a battere i due Colpack in volata e sono molto contento. Raccontaci il finale, perché eri in inferiorità numerica eppure l'hai spuntato tu. Sì, all'imbocco della salita è scattato Ravaldi, ce l'ho fatta tenerlo e siamo scollinati noi due. Poi in discesa è rientrato Padun che ha tirato dritto e si è stati a ruota io e Ravasi e poi nel finale ce l'ho fatta spuntarla in volata.
tu sei a quota 3, tuo fratello Nicota è a quota 3 anche lui, c'è una scommessa o ve la giocate così? Ma l'anno scorso ha vinto lui anche di molto, quest'anno per adesso siamo pari e magari domani mi supera già però. Dedica per questa tua terza vittoria stagionale a chi va? Ma la squadra e tutte le persone che mi sono vicine mi aiutano. Edward Ravasi, è mancato un pelo per questo tris della Colpack qui a Sovizzo, raccontaci questo finale. Ma sì, come hai detto te, è mancato veramente poco al tris, purtroppo è stata un po' una disdetta perché eravamo in 2 contro 1, però sapevamo che lui era più veloce di noi. Purtroppo oggi non è stata proprio una giornata favorevole perché è iniziato a piovere nel finale di gara e le gambe, poi io che soffro un attimino il freddo, si sono fatte un po' sentire. Però anche oggi diciamo era una giornata un po' così perché arrivavo dal Giro del Trentino, quindi da delle fatiche abbastanza impegnative. Però vabbè, ho provato nel finale in salita e come eravamo d'accordo con tutta la squadra, e anzi ringrazio tutti i miei compagni, d'altronde mi sono trovato un Bagioli in condizione e merito a lui che è riuscito a starmi nella mia scia in salita. Poi nella discesa si è riaccodato il mio compagno Mark, purtroppo non aveva molte gambe e nel finale abbiamo provato di tutto a cercare di staccarlo. Poi mi sono un po' improvvisato a fare la volata. Non ci sono andato lontano, però merito a lui, come ho detto. Torniamo un attimo indietro. C'è un Giro del Trentino da raccontare, perché penso che per te sia stata un'emozione e una esperienza molto importante. Sì, sicuramente è un'altra esperienza. Diciamo che avevo avuto modo di correre già con i professionisti. Qui comunque c'era gente che prepara il Giro d'Italia. È stata una corsa veramente impegnativa, e dove ho imparato che serve veramente tanta esperienza e comunque di lì è un altro modo di correre. Anche una tappa ho provato a cercare di tenere duro, non sono arrivato lontano dai primi, quindi questo mi fa capire che un domani posso essere anch'io della partita. Quindi intanto iniziamo a immagazzinare, poi dopo negli anni futuri cercheremo di essere là.